Don Luigi Orione, il santo della Chiesa e del Papa, popolarmente più conosciuto come il santo della carità, il padre dei poveri, il benefattore dell'umanità dolorante e abbandonata, è nato a Pontecurone, in provincia di Alessandria, il 23 giugno 1872 da umili genitori. Chierico, poco più che ventenne, cominciò a interessarsi dei ragazzi poveri e per loro aprì un collegio nel rione San Bernardino a Tortona nel 1893. Fu quello l'inizio di un lungo cammino che ha portato Don Orione per le strade del mondo. Nato e vissuto nella povertà, a contatto con tante ingiustizie sociali e in un mondo che andava scristianizzandosi, alzò la bandiera della carità di Cristo. Papa Giovanni XXIII ha osservato su di lui: la sua carità andava oltre i limiti normali. Per realizzare il suo geniale progetto, cominciò a raccogliere attorno a sé collaboratori che diedero origine alla prima delle famiglie religiose, i figli della Divina Provvidenza. Ben presto sorsero accanto ai sacerdoti anche gli eremiti ciechi e vedenti e i fratelli coadiutori, quindi le piccole suore missionarie della carità, poi le sacramentine non vedenti, sino all'apertura della comunità di suore contemplative. Coinvolse numerosi laici nel suo apostolato della carità. Insieme formano quella che fin dagli inizi Don Orione chiamò la piccola opera della Divina Provvidenza. Animato dai suoi quattro amori, Gesù, Papa, anime, Maria, fece della sua vita un olocausto, un martirio, un canto, fedelmente fino al giorno della sua morte, avvenuta il 12 marzo 1940 a Sanremo. Con i suoi 1100 religiosi, le 900 suore, l'Istituto Secolare Orionino e il Movimento Laicale, la grande famiglia religiosa di Don Orione oggi è presente in oltre 32 nazioni del mondo. Dall'Africa all'America Latina, dall'Europa all'Asia, i religiosi, le religiose e i laici orionini diffondono il carisma di Don Orione attraverso opere assistenziali, educative e parrocchie. I piccoli Cottolengo sono idealmente il simbolo dell'impegno orionino a favore degli ultimi, degli emarginati, in linea con quanto aveva indicato il fondatore: chiunque abbia un dolore troverà nelle nostre case un sicuro rifugio. La dimensione missionaria della congregazione abbraccia ormai i quattro continenti. Giovanni Paolo II ha beatificato Don Orione il 26 ottobre del 1980. Don Orione era convinto che si potesse conquistare il mondo con l'amore, convinzione che oggi più che mai anima l'azione dei suoi figli spirituali, certi che solo la carità salverà il mondo.